Buongiorno ragazzi, secondo giorno di Vlogmas, è già primo pomeriggio perché questa mattina ho fatto cose, non avevo tempo di fare il vlog. Ho rifatto di nuovo il colore ai capelli perché se ne stava già andando via, in pratica ho capito che il colore sui miei capelli dura una settimana e quindi ogni settimana devo riprendere il colore, infatti adesso è fucsissimo, mentre tipo nel vlog di ieri avete visto che il colore era molto molto più scarico. Questa mattina ho studiato perché fra 5 giorni ho un altro esame, quindi ieri ho dato un esame, oggi mi devono dare i risultati, che ansia che ho, li sto aspettando, speriamo in bene. E adesso sono in ritardo, quindi mi devo sbrigare, adesso parto e vado. Devo innanzitutto andare in banca, che devo ritirare dei soldi, perché per esempio io pago sempre con la carta, però ieri nel ristorante la carta non me l'accettavano e quindi me li sono dovuti far prestare dalla mia amica. E adesso direi che devo proprio andare a ritirare e poi dopo vado a casa dei di fiore che Zaira mi fa le unghiette. Se c'è una cosa che odio è andare a prelevare, ve lo giuro, proprio è una cosa che non reggo, come far benzina, e devo fare anche benzina, cioè oggi proprio mai la gioia. Che ridere, non capivo perché in banca la gente mi guardasse male, dice oh boh, che cos'ho, ho i capelli rosa, mi dimentico sempre di questa cosa, non capisco perché la gente si scandalizzi così tanto, però è divertente, che luce, è veramente divertente vedere la gente che ti guarda strana. Oltretutto è da quando mi sono fatta questi capelli che la gente mi dice la sua opinione, ma io mi chiedo chi gliel'ha chiesta. Questa è la mia domanda. Ogni giorno qualcuno è, però sono tanto fucsia, e ma di qua e ma di là, mi piacevano più prima, ma mi interessa qualcosa? No. È incredibile comunque che il 2 dicembre ci sia questo sole, cioè è fighissima come cosa, mi piace un casino. Quanti gradi ci sono? 13 gradi, che cosa succede? Il 2 dicembre a Torino con 13 gradi? Tesa, eh? Io adoro questa strada per la vista che c'è, mi piace veramente troppo, con le montagne, il verde, stupendo. Quando un giorno guarderai le tue ferite capirai che non è stato un errore fidarti di chi ti teneva per mano. Ciao Zaira! Ciao! Stiamo facendo le unghie. Non so di che colore parla. Tanto a parte che adesso lei vuole svignarsi dal gel. Però il colore ce ne passa. Vabbè, però intanto no. Pensiamo cosa fare. Allora, tipo un po' dell'oro. Allora, l'oro è questo, aspetta. Però non tutte. È proprio quello pesante di oro, Questo qua. Maria, questo è meraviglioso, eh? È bello, sì. Ok, però non tutte così, è pesante. Ti faccio il berello di Natale. Le palline rosse. Tutte così, è tesa, eh? No, preferisco questo e poi magari con un beige. Ci sta bene, secondo te no? Beige è questo. Però poi... Non ci azzecca niente. No. Guarda che zoom c'è. Guarda che zoom c'è. È arrivata la merenda. Oggi le ho fatte a punta, ragazzi, per la prima volta nella mia vita un po' più a punta. Di solito le faccio sempre quadrate. Sono curiosa di vedere queste. Non sei allergica a nulla, vero? Non sono allergica a nulla. Infatti ti piace? Più o meno. Perché c'è dei pistacchi dentro. Vabbè, lo assaggio. Lo assaggio, sono anche piaciuti. È molto buono. Una gioia nella vita. Infatti. Una gioia, il cioccolato. Poi intanto stiamo pensando a video da fare. Ho finito le unghie. Guardate quanto sono belle questa volta. Sono top. Sono super natalizie. Cioè, super natalizie per i miei standard. Nere, oro. Nere. No, rosse non potevo fare. Sì, sembro illuminato da... celestiale, una luce divina. Comunque non potevo farle rosse perché altrimenti con questi capelli proprio stonavano, però così ci stanno, ci piacciono tanto. Sì. E comunque stiamo pensando a tanti video da fare anche con il mister di fiore che oggi è a lavoro e quindi ne vedrete delle belle presto. È già buio. Sono le 5 ed è già buio. Ragazzi, ma mi sono dimenticata
durante il vlog, ma non ci riesco a fare troppe cose insieme. Ho fatto due video, ho registrato due video adesso che sono stata a casa e quindi ho utilizzato la videocamera per registrare quei video e quindi mi sono dimenticata di continuare il vlog, però vabbè, lo continuiamo domani, sarà un vlogmas di due giorni, penso. Buongiorno, oggi è domenica, ieri alla fine non ho vloggato, vabbè ragazzi, io ho bisogno dei miei tempi, ho bisogno di carburare con questi vlog al giorno perché non è semplice. In ogni modo, ieri non ho neanche fatto niente di che perché ho studiato tutto il giorno praticamente, mentre oggi sono in centro a Torino perché c'è mia sorella che sta esponendo in un mercatino i suoi gioielli, quindi vi porto con me perché secondo me è molto carino. Salutate i miei, salutate i miei. Qui c'è la Criolan, che è un negozio tipo troppo bello. Guardate, è fantastico, giuro. Eccola, andiamo a disturbarla. Ciao! Buongiorno! Ciao! Allora, ciao! Adesso vi mostro un po' di cose belle. Vieni, vieni con me. Va bene. Mostrale anche tu che sei la creatrice. E cosa devo fare? Facciamo vedere che cosa fai. Che sei bravissima. Cioè, che io veramente ogni volta che vengo al suo banco dico... come fai? Io non lo so, perché sono delle cose bellissime. Cosa hai fatto di nuovo? Allora, di nuovo, vabbè, queste le avevi viste. La collana sciarpa con la cravatta, sì. Poi le collane con i palloncini, sì. Giusto? Sì, poi i terminali dei palloncini. Vabbè, non diciamo troppo. E poi, vabbè, queste sono la carta dei fumetti. La carta dei fumetti, questi sono tutti i bracciali, orecchini. Questa è una cintura? Sì, una cintura... per un vestito. Top. È bella la collana. Quella c'è la mamma. Eh sì. Ah, hai fatto gli orecchini a pompon. Mauro mi ha fatto. Ah, ok. Diamo il merito anche al fidanzato. Diamo il merito al fidanzato. E poi ho fatto le collane con le catene. Yes. E poi ho fatto queste qua militari. Wow. Però queste sono belle. Anche una collana, molto bene. E poi queste, top. Sì. Mi sa che tante persone che mi seguono non sanno neanche chi sia Mafalda, perché no, già no. Io, no, più o meno, diciamo. E poi, no, questa è la parte che preferisco. Guardate queste cose, cioè io le adoro veramente. Sono troppo belle, guardate queste collane. E questa è bellissima, eh. Sì. C'è, è rimasto solo più quello. È bellissima. Ho avuto tempo questa settimana di rifarlo. Non avevo mai fatto vedere per bene quello che facevo. Ho sempre detto: c'è mia sorella che crea delle belle cose. Se volete seguitela sulla pagina Facebook. Devi farti anche la pagina Instagram. Facebook è ormai vecchio, ormai Instagram. Sì, ma devo seguirlo, fare. Comunque fare. Vi lascio sotto nell'info box la pagina Facebook, andatela a seguire. Grazie. Grazie. Ragazzi, non ci crederete, ma sono di nuovo alla polpetteria perché nel vlog precedente sono di nuovo andata alla polpetteria. Sembra che sia sempre qui, sembra che non faccia altro nella vita che stare sotto la mole alla polpetteria, ma sono di nuovo in questa zona di Torino per caso oggi come l'altro giorno e quindi niente, vengo di nuovo qui perché mi piace troppo. Ci credete che sono andata da Tiger? Avevo tantissima voglia di andare da Tiger perché ho tantissimo tempo che non ci andavo, non ho trovato niente. Ok, sono andata in un punto un po' brutto, nel senso ci sono dei Tiger a Torino più belli, ma vi giuro questo non aveva niente, non ho comprato niente. E vabbè, adesso sono arrivata a casa, dovrei mettere a posto in camera, però abbiamo visto nel tragitto di ritorno verso casa che c'è un altro mercatino qui vicino a casa nostra e quindi andiamo ancora a fare un giro lì perché sembra carino. Guarda che sei incivile, Miwa. Piano, non è capace di andare per strada. Piano. Adesso, guarda, adesso fa tutto il bravo, eh? Quando in realtà... Allora ragazzi, ieri ho cominciato un nuovo telefilm e oggi è dalle 5 che stiamo guardando questo telefilm. Sono le 9:15, abbiamo appena messo un'altra puntata. Io devo fare cose, mettere a posto in camera, editare video. Non riesco a staccarmi, è troppo bello. Si chiama Agent of S.H.I.E.L.D., dovrebbe chiamarsi così, è della serie Marvel ed è veramente bello. Quindi adesso continuo a guardarlo e questa notte andrò a dormire tardissimo perché devo editare un video.
Così si chiama. Tutta colpa di Netflix. Tutta colpa di Netflix. Intanto io sono qui con la mia coda di pesce. È bellissima questa coperta, perché poi è anche caldissima. Ti si vede dietro con lo scialle. Aspetta che mi tolgo, No, ormai. Fa lo stesso. No, che ormai. Mamma, la smetti di stare... Si vede. Sì, si vede.